A Poggio Berni torna in scena in derby della Valmarecchia. Atletic Poggio e Nuova Fetia si affrontano Coppa Italia inclusa per la terza volta in stagione, con i gialloblu ospiti in vantaggio con 2 vittorie all'attivo. Il precedente risale allo scorso novembre, quando i padroni di casa si imposero tra le mura amiche per 1-0. In paio quest'oggi punti importanti per la zona rossa di classifica per l'Atletic Poggio, guidato da Ignazio D'Amato. Per i Nuova Fetia la volontà di tornare a sorridere dopo 2 stop avvenuti contro San Termite Bellaria, dove la squadra di Achille Fabbri ha subito la bellezza di 6 reti, senza farne nessuna. Non a caso in avanti viene tesserato l'ex Rimini Cailungo Pietro Semprini, mentre aveva debuttato già domenica scorsa l'ex Tropical Curiano Pasolini. A centrocampo primi piani per i 2 nuovi arrivi del Nuova Fetia, ma anche per il direttore di gara Benini della sezione di Forlì. C'è chi invece preferisce salire in cielo per raccogliere appunti preziosi per il match. Minuto di raccoglimento prima del fischio d'inizio per ricordare le vittime del terremoto avvenuto in Abruzzo 10 anni fa, nella fattispecie in quel di Aquila. Calcio di avvio affidato all'Atletic Poggio. La partita si accende all'ottavo, quando il numero 9 di casa della Marchina, lanciato a rete, viene fermato così da Ceccaroni. L'arbitro indica il calcio di punizione, ammonendo il centrale difensivo del Nuova Fetia. Della punizione se ne incarica Zaghini, con la sfera che gira ma si perde alta. Padroni di casa che insistono, succi dalla distanza, fa le prove del gol, pallone fuori dal bersaglio. Da un errato disimpegno di Valentini, Nuova Fetia guadagna campo, ruba palle e tenta la conclusione verso lo specchio della porta di Sebastiani. Pallone lontano dal mirino. Invece dall'altra parte l'Atletic passa, la Veronica di Succi è sporca ma efficace, con il centrocampista che segue uno slalom perfetto prima di indirizzare il pallone nel set alla sinistra di Semprini. Sarà questo il gol vittoria dei 3 punti, che varrà al numero 4 il meritato abbraccio dei compagni, e la vittoria in un derby importantissimo per i piani alti e di bassa classifica. Replay meritato. La reazione del Nuova Fetia non si fa attendere, capita nei piedi dello junior Senea Sartini, che supera Sebastiani ma non Pagliarani, che segue un salvataggio sulla linea di porta che equivale a un gol fatto. Da un alto pallone perso a centrocampo ci prova Balducci senza trovare fortuna. Squadra riposo sull'1-0, primo piano per il direttore di gara Benini della sezione di Forlì. Il Nuova Fetia, accusato di colpo, cerca di ritrovare l'identità perduta. I tifosi fanno da cornice ma soprattutto recano uno stimolo ai giocatori in campo, anche se ad inizio ripreso un calcio piazzato di Zaghini chiama la presa a terra Semprini. La replica giallo-blu porta l'apertura di Semprini in area avversa per la corrente Cupi, che calcia malamente depositando la sfera sul fondo. Successivamente la volta di Mamutai, migliore oggi dei suoi, recupera il pallone ma la sua conclusione, seppur angolata, viene bloccata dall'ottimo Sebastiani, una vera saracinesca. Quando il Nuova Fetia decide di accelerare, approfittando del calo fisico dell'Atletico, tenta il colpo del pari con Balducci ma il pallone si alza sopra la traversa della porta difesa da Sebastiani. Curiosità anche per l'ex primavera del Rimini Gacovicai, entrato con una maglia leggermente diversa dai compagni, con un numero arancione. Il possesso palla in questo momento della gara è del Nuova Fetia. Da rimessa laterale Baldini va a terra in area di rigore, ma seppur tra le proteste del pubblico ospite l'attaccante non viene toccato. La punizione è lo stesso Baldini ad impedire la porta difesa da Sebastiani, con la barriera che devia di un nulla la sfera in corner. Nuova Fetia che continua a insidiare la porta avversaria, a cui Balducci calcia malamente. Poco dopo il lancio di Rinaldi viene agganciato da Semprini, a cui non riesce il pallonetto vincente per la tempestiva uscita di Sebastiani, davvero bravo. Atletic che tira fuori la testa dalla propria area di rigore con un calcio piazzato senza trovare fortuna. Brividi finali con questa uscita invece azzardata di Sebastiani, che porta un batti e ribatti in area di rigore risolta dal rinvio della difesa di casa e dal triplice fischio finale del direttore di gara, che sancisce i 3 punti per l'Atletic Poggio. Per la band di Achille Fabbri, 8ª sconfitta in stagione, 7 gol presi nelle ultime 3 gare, 3 sconfitte di fila immediate. Questa serie i gialloblu sono fuori dalla zona playoff, mentre l'Atletic Poggio allunga a +5 sulla zona rossa di classifica, stazionandosi all'11° posto.